Ben ritrovate e ben ritrovati a questo catalogo delle perdite e dei ritrovamenti eh, in tempi di Covid. Eh, oggi trattiamo un argomento estremamente importante che è quello della comunicazione, ovvero delle relazioni che hanno sicuramente eh, subito un contraccolpo estremamente significativo e forse per la prima volta nella storia dell'Occidente dal secondo dopoguerra in poi, non so prima, ma sicuramente dal secondo. Dopo la guerra, possiamo dire che è eh, qualcosa di eccezionale. Abbiamo dunque un grandissimo esperto di relazioni e di comunicazioni, è il professor Adriano Fabris, eh, che è professore ordinario di filosofia morale all'Università di Pisa, dove insegna anche etica della comunicazione, appunto, È presidente della Società Italiana di Filosofia Morale, è conduttore, tra l'altro, famosissimo di una. Splendida rubrica di Rai eh, Radio 1, ascoltasi fa sera. Ha scritto numerosissimi libri. Io vi ricordo soltanto Etica per le tecnologie, perché in questi giorni, se non ci fosse stato internet, sarebbero stati guai seri. E anche Etiche applicate, una guida. Eh, è con noi la dottoressa Lorenza Palazzo, che è esperta di studi sulla morte e sul morire. La saluto e la ringrazio di essere qua. La quale porrà una domanda alla fine della relazione del professor Papis. Professore, grazie per aver accettato l'invito dell'Università di Padova a partecipare al nostro catalogo delle perdite dei ritrovamenti. Le chiedo, forse è una domanda eh, estremamente eh, ben collocata in questa fase, che cosa è cambiato nella comunicazione? Che cosa sta cambiando oggi, che cosa è cambiato e che cosa sta cambiando. Beh, anzitutto grazie per questo invito, è un piacere collaborare davvero con voi, anzitutto con la professoressa Testoni. Beh, ehm, dobbiamo, per rispondere a questa domanda dobbiamo vedere qual era la uh, situazione uh, della uh, comunicazione e delle relazioni immediate attraverso la comunicazione prima della pandemia. Eh, io mh, sottolineerei soprattutto tre aspetti per poi far vedere quello che eh, di questi aspetti è cambiato eh, in, nel, nei momenti eh, terribili e difficili che stiamo vivendo. Eh, la prima cosa che va sottolineata è che eh, prima della pandemia le relazioni erano globali. Eh, cosa vuol dire? Vuol dire che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le cosiddette ICT, eh, servivano per mettere in relazione persone di varie parti del mondo e in tempo reale, avevano una funzione certamente di apertura immediata e di collegamento eh, forte. Eh, però eh, qual era l'altro aspetto che si ricollegava a questo? Eh, le ICTs eh, comportavano una conseguenza di uniformità, di uniformazione. La stessa parola piattaforma già nella sua espressione rimanda a questo appiattimento delle relazioni interumane. Eh, le relazioni erano eh, regolate, trasmesse attraverso appunto eh, le, le sequenze digitali 0-1, che è il linguaggio comune che quantificava numericamente, secondo forme di calcolo, ogni tipo eh, di relazione che rendeva possibile. Gli stessi spazi erano uniformati, eh, i sociologi, gli antropologi parlavano di non luoghi proprio per indicare questi spazi uniformi e uniformanti. E questo porta al terzo punto delle nostre relazioni prima, co prima del Covid, relazioni indifferenti, indifferenziate. E noi potevamo e possiamo tuttora abitare vari spazi, vari ambienti, reali, virtuali, eccetera. Eh, potevamo passare dall'uno all'altro, però eh, c'era qualcuno che aveva inventato anche l'espressione on-life, cioè non c'era più la differenza tra online e offline. Un esempio di appunto indifferenza assoluta a quello in cui ci muovevamo eh, anche senza poi accorgercene più di tanto. Ehm, tutto questo comportava che cosa? Anche una eh, premessa di fondo, perché ogni relazione si basa sulla fiducia. La fiducia, potremmo dire, è il lubrificante, è il motore di ogni relazione. E allora, eh, prima dell'epidemia, che cosa accadeva alla fiducia? La fiducia. Era quella che eh, attraversava le piattaforme, attraversava le nostre relazioni attraverso eh, le comunicazioni digitali, eh, era quella che veniva determinata dalla maggioranza dei like, eh, era quella che addirittura si estendeva alle strutture e alle forme delle piattaforme stesse, cioè che si estendeva anche alle macchine. Noi avevamo fiducia nelle macchine e tuttora magari ce l'abbiamo. Io non so se lei, professoressa Testoni, mm -hmm. è così contenta di salire su una Google Car e si affida perfettamente al programma di questa macchina, ma molta gente appunto ha fiducia nelle macchine più che negli esseri umani. Questo era lo sfondo. Bene. Cosa eh, ha provocato nelle nostre relazioni la rivoluzione vera e propria del coronavirus? Beh, anzitutto le relazioni sono molto più forti perché c'è, eh, lei lo sa benissimo, mh, ne è un'esperta, questa presenza di una morte che abbiamo davanti agli occhi. Eh, anzi, gli eroi veri di questi giorni sono quelli che combattono eh, per strappare gli altri alla morte, mettendo anche a repentaglio la loro stessa eh, vita. E, eh, però questo essere di fronte alla morte ci mette in una situazione effettivamente di verità e di individuazione e di personalizzazione. Cioè, che cosa succede? Mentre appunto prima le relazioni erano, eh, erano globali, globalizzate, adesso eh, certo sono sempre potenzialmente globali, noi facciamo lezione a distanza, eccetera, però... Per eh, supportare delle, dei collegamenti locali, dei collegamenti in presenza, del, del, per realizzare prossimità, quella prossimità che ci è negata, perché per la maggior parte eh, di noi in questo periodo è un periodo di autoreclusione. E poi dall'altra parte, invece eh, che appunto, avere relazioni uniformanti e uniformi. Uh, si cerca di utilizzare le tecnologie proprio per recuperare quelle relazioni personali che ci sono negate. Ne sentiamo bisogno, sentiamo bisogno di rapporti corporali, di rapporti uh, faccia a faccia. Questo è ciò che ci manca. La, la gente cerca di evadere proprio per uh, vedere un pochino anche, uh, per realizzare questo tipo di relazioni. E sono relazioni non indifferenti. Appunto, uh, abbiamo recuperato o potremmo recuperare, la possibilità di. Eh, la differenza tra vero e falso, la differenza tra reale e virtuale, eh, la differenza tra quello che è assolutamente sperimentato e quello che è semplicemente promesso. Questo vale anche, ad esempio, per la comunicazione che ci viene veicolata. Insomma, siamo. Molto meno creduloni e molto meno fiduciosi rispetto a quello che ci viene promesso. Perché? Perché di fronte alla morte, di fronte al rischio, di fronte all'emergenza, eh, la gente sa quello che è vero e quello che è falso, la gente sa quello che vale e quello che non vale, quello che è concreto e quello che è solamente immaginato. E paradossalmente quindi potremmo concludere dicendo che oggi si ama il prossimo proprio se lo si considera come lontano. Uh, siamo al prossimo solo a maggior ragione se lo si tratta uh, come lontano, ma questa lontananza ci pesa, deve essere gestita uh, attraverso degli strumenti come quelli delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che uh, sono veicoli di vicinanza. Conclusione: la fiducia in parallelo torna a essere collegata alle relazioni vicinali, alle relazioni di prossimità. Eh, basta avere gli occhi per, per guardare, riemergono nuove forme di solidarietà. Se si va a cercare la parola che è più usata a livello istituzionale in questo periodo è appunto la parola solidarietà. Eh, la usa il Presidente della Repubblica, la usano eh, i vari membri dei comitati eh, tecnici. Si riscoprono segnali di appartenenza anche a livello locale, il vicino di casa che mi può aiutare per andare a prendere quello che io non riesco a andare a prendere perché sono rimasto chiuso in casa, i segni di patriottismo addirittura. Non si è mai visto in Italia se non per i campionati di calcio mondiali le bandiere italiane alle finestre, eppure questo c'è. E poi in finale la fiducia acquista finalmente anche un'altra uh, un caratteristica, cioè il riconoscimento della competenza. Uh, davvero io se mi devo mettere nelle mani di qualcuno, se sono malato, non vado a cercare uh, la prima persona che passa per la strada. Voglio il medico, voglio il virologo, voglio l'esperto. Adesso davvero la fiducia uh, può ritornare ad essere ben riposta uh, nei confronti delle persone che effettivamente se la meritano. Bellissima relazione, estremamente chiarificatrice, come sempre eh, il professor Adriano Fabris sa mettere in luce gli aspetti cruciali, sostanziali di ciò che ha senso all'interno della comunicazione, di ciò che ha senso all'interno delle relazioni umane. Grazie per questo intervento davvero eccezionale, ma io so per certo che Lorenza ha maturato il bisogno di porle una domanda e vorrei ascoltarla. Allora intanto grazie per il suo intervento estremamente interessante e, mh, volevo chiederle, visto che abbiamo parlato delle relazioni, delle comunicazioni nel passato e nel presente di questa pandemia, volevo chiederle che, mh, come pensa che possano cambiare e cambieranno le relazioni nel futuro, quindi quando usciremo da questa situazione? Beh, ehm, bella domanda. Ehm, eh, peccato che non abbia la palla di vetro, quindi ehm, devo stare attento a non fare né la Cassandra della situazione né l'ottimista a tutti i costi. Una cosa però mi sento di dirla: ehm, non si potrà far finta che niente sia successo. Questa sarà la tentazione che davvero tutti quanti avremo ma non potremmo assolutamente eh, fare così. Perché? Perché tutta una serie di condizioni e di situazioni ce lo ricorderanno. La necessità del distanziamento anche nelle nostre relazioni interpersonali diventerà eh, ormai un'abitudine una e dovrà essere governata, gestita quando prenderemo un treno, la metropolitana, quando andremo in un locale pubblico, quando andremo magari al cinema, a posto che ci sarà eh, consentito andarci, quando faremo lezione alla nostra università. Poi tutto questo si troverà anche a livello di linguaggio. Eh, pensate un po' l'uso, eh, eh, anche dal punto di vista morale, dell'espressione positivo. Beh, eh, adesso, prima di usare questo termine. Positivo uno ci pensa due volte perché eh, subito pensa a qualche cosa di brutto. Eh, la cosa più importante, però, eh, credo che sia questa: noi dobbiamo davvero imparare da questa situazione. Eh, questo lo dico da, 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 da persona che è impegnata a riflettere sulle questioni eh, morali, cioè sulle questioni che riguardano i criteri e i principi del nostro comportamento all'interno di una comunità. Eh, quello che dovremo cercare di gestire e di imparare a gestire è uno spazio relazionale in cui la distanza giocherà un ruolo fondamentale. Che cosa comporterà tutto questo? Non solo una serie di pratiche specifiche, ma una riconferma, la riconferma del fatto che nonostante le distanze, nonostante Certe barriere che dovremmo eh, conservare, nonostante una privacy a cui dovremmo probabilmente in parte almeno rinunciare. Noi però siamo esseri relazionali, siamo quello che siamo solo perché siamo in relazione con, con gli altri. Eh, ce l'hanno insegnato ulteriormente le tecnologie, i social, eccetera. Ce lo insegna e ce lo riconferma anche questa esperienza. Proprio nel momento in cui sembra dover negare, dover porre barriere tra gli esseri umani. Ma appunto eh, cercheremo di superarle queste barriere inventandoci nuove forme di relazione. Bello, allora su questa... Invenzione che apre le porte alla creatività, che apre le porte a ciò che c'è di più interessante della resilienza, che non significa tornare come prima, ma affrontare il futuro con un nuovo equilibrio, con un nuovo modo di inventare il mondo. Noi eh, la ringraziamo di cuore per questo bellissimo intervento, professore. Grazie anche a Lorenza che ci ha assistiti e diamo appuntamento alla prossima eh, intervista con eh, un altro eh, personaggio che parlerà di perdite e ritrovamenti. Grazie a voi. Grazie bello. Molto.